Un caro saluto a tutti voi amici di Country Live e benvenuti ad un nuovo appuntamento con non solo ballo e musica ma anche storia, cultura, tradizione, spiritualità. È qualche mese ormai che trasmettiamo e devo dire che abbiamo avuto degli ottimi risultati, quindi ringrazio tutti voi amici, amanti di questo mondo che ci seguite con così tanto affetto, sia in queste puntate che vanno in onda grazie a questa emittente amica, grande emittente amica che ci trasmette, ma anche nelle nostre puntate quotidiane, quelle su Facebook, in diretta dalla mia pagina Facebook che è Passe Sony, Playa Latina Country Live Web TV, perché è la pagina che riunisce le tre web TV tematiche che io gestisco. In realtà questo programma, come dico sempre, è nato proprio dal web, è nato un pomeriggio di mesi fa dove ho iniziato dalle ore 18 a collegarmi a questa pagina il mercoledì e a trasmettere appunto questo grande archivio che ho a mia disposizione, visto che da qualche anno giro in questo bellissimo ambiente. Da lì la cosa si è evoluta, tanto che l'appuntamento del mercoledì dalle ore 18 è sacro ed è stata bellissima anche l'ultima puntata di questa settimana appena trascorsa, ed è diventato un vero e proprio programma televisivo. Quindi ringrazio l'emittente che ci trasmette, perché grazie a lei siamo il primo programma televisivo nazionale dedicato appunto al mondo del country, e siamo anche il primo programma sul web. Quindi seguiteci ogni mercoledì dalle ore 18 sulla mia pagina Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV, e ovviamente ogni appuntamento su questa grande emittente che ci trasmette, che è un po' il sunto della puntata passata, sì e no, perché in realtà poi mi piace montare speciali differenti. Questa è una puntata davvero densa di grande musica e di grande emozione. Parto subito col farvi ballare, come faccio sempre, vi faccio scaldare i piedi. Siamo a Ravenna, in quel della Darsena, durante un evento che è stato organizzato qualche tempo fa. Io saluto i ragazzi dei Free to Dance, Alex Belletti, Cadillac Ranch, poi saluto ovviamente anche Robby Country e tutti gli altri gruppi che si sono aggregati a questa bellissima manifestazione, un bellissimo pomeriggio di sole, praticamente proprio di fronte all'acqua, visto che si tratta la Darsena di Ravenna, non è il porto in realtà. Quindi vi lascio con questo spaccato di sano divertimento, questo riassunto delle coreografie che hanno ballato in questo pomeriggio i nostri grandi cowboy e cowgirl. Per tutti voi. As you brush your shoes, stand before the mirror.
dirty martini, awful with tenderness. Come on, jump on, let the blues go. All kinds of me, everywhere to wonder where to wanna be. All up in a minute, let the dance around. Side, side, with a run all time. With a win, oh, win. Hey, I love you, you know when it fit that beat. Put sauce on your face. Like you be when you know we. Tantissimo, mi piace molto questa ripresa dall'alto con la GoPro che allarga un attimo anche, no? La visuale, e devo dire che è stato un bel pomeriggio all'insegna del ballo e della musica. Ringrazio Alex Belletti, appunto, di Free to Dance, che mi ha regalato questo bellissimo videoclip, e proseguiamo nella nostra puntata. Ovviamente non può mancare lui, Igor Pasin, che ci spiega dalla sua esperienza nata da quando era giovanissimo, come è entrata a far parte di questo grande mondo country, e via via lo arricchisce con tante piccole nozioni. Come dico sempre, lui ha iniziato a 14 anni grazie alla possibilità di entrare alla caserma Eder, la caserma NATO che c'è a Vicenza, e da lì gli si è aperto un mondo che poi è diventato la sua vita attuale, perché come sottolinea sempre lui, il country non è soltanto musica e ballo, ma è proprio uno stile di vita. Quindi lascio la linea a Igor Pasin, sentiamo cosa ci racconta oggi. My hero have always been cowboys, and they still are, it seems, sadly in search of one step in back of themselves and the slow-moving dream. E ciao a tutti amici di Voi, siete stati via una settimana, ma io sono rimasta qui con Igor. E io adesso un'altra domanda gliela devo fare. Quindi, so che col Catalan Style non si devono assolutamente usare le mani, perché devono essere tenute giù, perché bisogna stare fermi, però il Catalan Style di passi è molto più saltato. Sì, non è che bisogna tenere le mani ferme. Ecco, vedi, non le imparo, vai! Allora, una delle regole che sono che si possono rappresentare anche in questo stile è che le movenze sono tutte collegate alla cultura. Non ci sono allungamenti delle articolazioni, perciò non ci sono un piede che si allunga troppo, una mano che si va ad alzarsi, ad allungarsi troppo. I movimenti col corpo sono un po' più ristretti, ma non sono fermi, hanno un accompagnamento per quello che riguarda il corpo. Non è stabile, rigido, come può essere il ballo irlandese, dove la parte superiore del corpo è completamente rigida. La parte superiore del corpo ha un movimento ed è morbido, non è un movimento troppo appariscente, diciamo così. Okay. È solo un accompagnamento. Logicamente c'è magari il saluto del cappello. E lì va a interpretazioni anche da coreografo di quello che potrebbe fare il ballo. Per me, anche se devo mettere un saluto toccando il cappello all'interno del ballo, è un semplice movimento, com'è il movimento tradizionale di quello che poteva essere nel Far West, due che si salutano, e quindi ci sta. Mentre l'avvenimento potrebbe essere questo, facendo un giro largo, andare a fare questo movimento, è sempre saluto, ma uno è abbellito da un aggraziamento del movimento che in quello che io intendo come Catalan Style non ci sta. Ora adesso, al giorno d'oggi, il Catalan Style viene personalizzato abbastanza. Quindi, più le cose diventano grandi, più diventano di moda, più diventano alla portata.
E io ho visto molti cambiamenti in quello che è stato il Catalan Style in 5 anni a questa parte. Quindi alla fine di tutto, Igor, finalmente siete riusciti a metterlo negli script, a creare una struttura, anzi è stato creato anche un nome, eppure script, precisione eccetera, ma l'evoluzione c'è a prescindere, sì, comunque. C'è comunque, ma perché quando diventa... alla portata e alla mano di tutti, perché comunque non era ancora regolamentato, dove ognuno poteva prendere e dire io sto facendo Catalan Style. Esatto. Ok, perché non c'era una definizione, se non quella che io ho fatto, ma per rispetto di degli altri che portano avanti questa idea, che magari hanno un'esperienza diversa da me, non l'ho chiamato un riconoscimento, quello che ho portato avanti come riconoscimento della federazione, non l'ho chiamato Catalan Style, perché è una cosa mia che ho portato avanti io, e l'ho chiamata Honky Tonk. Aiuto, mi sono persa, cos'è l'Honky Tonk? Non andiamo più a casa. Cos'è l'Honky Tonk? Honky Tonk, Honky Tonk, quello che più salta la mente di chi ha già sentito questa parola è collegato alla musica. La musica honky tonk. La musica honky tonk nasce negli anni 30 e anche negli anni 60 ha avuto un grande esploit. Hank Williams è uno dei promotori della musica honky tonk. Però parliamo degli anni circa metà del Novecento. La prima volta invece che è comparsa la parola honky tonk, che non era proprio honky tonk, era honka tonk, è stato alla fine del 1800. Ed è sempre la musica? No. Country? In quel caso, no. Honky tonk. Devo studiare! Honky tonk, in quel caso, in quella situazione, è nato per identificare i locali, parliamo del sud-ovest degli Stati Uniti, di locali nati per... ritrovarsi il tipico saloon, okay. Quelli che io vedevo nei film da bambina in realtà si chiamavano honk tonky. Honky tonk, esatto. Okay. La parola deriva da tonk, è la marca del famoso pianoforte. Ma tu pensa, quelli che il pianista moriva sempre. Esatto. È vero. Honky invece erano i primi clienti affezionati di quei locali, erano gli allevatori di oche. Di oche? Sì, che per prendere in giro questi allevatori scherzosamente per tutto quello che poteva nascere all'interno di quel locale, la presa in giro era il verso dell'oca. Honk, 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 honk. Allora, quello che si è formato come riconoscimento di questi locali, come nome, è stato Honka Tonk. Ed è comparsa la parola la prima volta in un famoso giornale dell'epoca, che era alla fine del 1892 circa. Quindi era il luogo era dove ci si incontrava e dove si suonava musica, eccetera. Esattamente. Honka Tonk, Honky Tonk nel tempo è diventato Honky Tonk come pronuncia, e alla fine sta a raffigurare lo stile di vita che c'era intorno ai locali Honky Tonk, perciò nelle zone del sud-ovest degli Stati Uniti. Tutto ciò che era collegato a uno stile di vita era lo stile Honky Tonk. La musica che è nata negli anni 30 e che poi si è evoluta in quei locali era honky tonk. Negli anni 30, che c'è stato il proibizionismo, dove si andava a spacciare il whisky, che c'erano quei locali che dove vendevano il whisky, erano locale honky tonk, il whisky del proibizionismo detto honky tonk, era honky tonk del proibizionismo. Negli anni 70 in America, dove hanno iniziato ad andare in quei locali con cappello e stivali a ballare, ballo honky tonk. Era un aggettivo, lo mettevano dappertutto. Esattamente, ah. Sta a significare tutto ciò che si collegava allo stile di vita di quelle zone. Perciò io ho dato come riconoscimento honky tonk, perché è il ballo che si collega allo stile di vita di quelle zone. Quello in cui tu hai creduto fin dall'inizio, perché ti piaceva questa già cosa. Già in altri posti, già in caserma lo sentivo nominare come honky tonk, però non ho mai avuto l'esigenza di approfondire questa cosa, perché lo chiamavo country. Perché era country. Per me era country, era country, era country, però ok. Alla fine ho individuato honky tonk come parola più congeniale per identificare quello stile
dal mio punto di vista. Certo, beh, era un'esperienza tua, era una cosa tua. Al di là di tutto, hai mantenuto la tua identità, il tuo progetto, però ti sei unito anche agli altri che fanno il Catalan Style, perché ti senti simile anche a questo. Adesso sono troppi nomi, troppe confusioni, adesso è diventata anche troppa, si crea troppa confusione, perciò io non potrò chiamare le mie serate Honky Tonk. Certo. Uno dice, cos'è? Cos'è? È un locale dove si fa la musica Honky Tonk. Invece la musica, ripeto, è nata prima di quello che era il ballo, e le due cose non sono collegate. L'unico collegamento è lo stile di vita in cui sono nate le due situazioni. Tu pensa, ne ho da studiare, bambini, ne ho da studiare. Io ringrazio Igor Pasin, che è davvero incredibile, e altro che enciclopedia. Studiate voi, che studio anch'io. Grazie di cuore per quello che condividi con noi. Grazie a voi. Grazie. Igor, grazie davvero, grazie a voi, ciao, alla prossima. And they still are, it seems, sadly in search of one step. E dopo Igor Pasin, anzi, visto che parlavamo di Igor Pasin, rimaniamo al Country Road, questo bellissimo honky tonk sui Colli Euganei nei pressi di Padova, più precisamente Torreglia, Parco Lonzina. E io colgo l'occasione per salutare anche tutti i grandi collaboratori di questo bellissimo staff, a partire da Barbara Cosatto, colonna importantissima del Country Road, e poi Daria Vitalba, Christian Rossi, Masha Rossi e tutti gli altri ragazzi che collaborano sempre col Country Road. Un bacio particolare Gianluca Palmisano, presto lo vedremo perché con lui faremo qualche cosa di un po' particolare, un grande DJ, come dice lui, un selezionatore di brani musicali. Rimaniamo al Country Road, dicevo, e vi voglio regalare l'ultima parte dell'intervista che ci fu qualche tempo fa, quando venne nel suo concerto, nel suo grande concerto live, Erika Sunshine Lee in Italia, seguita da Pino Colella, grandissimo artista anche lui, dei Bandidos, parliamo della Liguria, e insieme hanno fatto questo tour in Italia ed è stato un tour molto bello. Grazie a Sara Albanese, che era presente quella sera, e a Stefano Franchetto, che hanno realizzato un bellissimo videoclip. Abbiamo visto nelle puntate precedenti le varie interviste, però era giusto vi facessi vedere anche il pezzo finale, cioè le interviste comunque a chi ha partecipato, e secondo me c'è qualche viso amico. Quindi per tutti voi vi lascio con l'ultima parte di questo grande speciale realizzato dalla nostra Sara Albanese e Stefano Franchetto per questo evento, che appunto era il concerto live di Erika Sunshine Lee al Country Road. Siamo qui questa sera anche con una vecchia conoscenza di Country Live, Pino Colella da Genova, grandissimo musicista, grandissima voce, e inoltre gli siamo anche particolarmente grati perché ci ha portato qui Erika. Com'è stata la vostra conoscenza? Come vi siete conosciuti? Ma come tutte le cose country, è stata una cosa talmente naturale, perché io, avendo un amico caro in California, sono andato a trovarlo 3 anni fa e mi ha detto, sapendo che a me piaceva il country, mi ha detto: ti presento una persona speciale. E a colazione mi sono ritrovato lei e i suoi riccioli seduta al tavolo con noi, e naturalmente abbiamo fatto amicizia, come fa amicizia con tutti, ed è nata questa idea. Lei non era mai stata in Italia, mi ha detto: guarda che voglio mangiare il vero cibo italiano. E ci ha detto prima che ha approfittato, infatti, soprattutto sì, dell'ospitalità genovese. Ne approfitta sempre. E diciamo che poi era una cosa nata per scherzo. Poi per caso, io suonando un po' lì localmente, ho trovato persone interessate a farla venire, ho ventilato l'idea, lei fantastico. Tra l'altro avete fatto un tour abbastanza lunghetto, comunque a diverse tappe, per presentare appunto il suo album, perché siete, mi ricordo un po' le varietà. So che ieri eravate a Voghera, giusto? Sì, ieri, diciamo che i 2 anni che era venuta prima era venuta più, diciamo, in versione turistica che artistica. Poi abbiamo legato una cosa all'altra, però quest'anno, visto il crescente interesse verso di lei, abbiamo fatto certo a Torino insieme alla Dixie Country Power Band, e poi abbiamo fatto un concerto a Savona,
Stavo qua nel pub e ieri sera eravamo a Reggio Voghera e oggi siete qui con noi, e beh, mi pareva il minimo. Ascolta, ti faccio un'ultima domanda. Tu, da musicista, da anche amante della musica in qualche modo in acustico, della musica intima e quindi di una certa percezione della country music, per te che emozione è in qualche modo condividere un pezzetto di Nashville con lei e avere appunto questa, intrecciare un pochino le corde in questo modo? Ma sai, per me è assolutamente un onore, perché poi i miei mezzi sono quelli che sono. Lei è fantastica, è veramente una lavoratrice, scrive canzoni con qualsiasi stimolo, quindi è veramente una mente country che non sta mai ferma, quindi è un onore cantare con lei, imparo da lei e ovviamente essendo così energica ti trasmette anche lei stessa la forza di stare vicino e ti incoraggia, quindi subito ho detto va bene, faccio una canzone, poi ne abbiamo fatte due, poi ne abbiamo fatte tre, poi adesso insomma... Ma perché noi vogliamo ascoltare anche te, non solo lei, no? E quindi, Pino, grazie infinite, grazie, un saluto a tutti i ragazzi di Country Live. Grazie. Grazie. E non potevamo non essere qui questa sera con il maestro Igor Pasin, che in qualche modo ha reso possibile come sempre tutto questo. Vi ricordo che lui è l'anima del Country Road. Si vede dalla faccia di scritta. Beh, insomma, è un po' impegnativo organizzare un festival così. Ci racconti un po', questa idea del festival d'inverno, da cosa è nata, per te cosa rappresenta, cosa hai voluto raccogliere in questi giorni? Ah, è iniziata 5 anni fa, l'idea, che era quella di creare un festival più impostato sulla musica dal vivo, contornata anche da quel mondo del ballo country. E perciò negli anni a dicembre, con la festa dell'8 di dicembre, organizziamo questa festa. Inizialmente era un giorno, poi due, una volta è capitato 5 giorni perché c'era un ponte lungo, e quest'anno sono 4 giorni e quest'anno c'è Erika Sacheli, che avrete potuto sentire. È impostato su un cantante che viene dall'America, perciò che non siamo abituati a sentire, poi contornato da tutti i gruppi che fortunatamente abbiamo la possibilità di avere a portata di mano, come Crazy Pooh, Pino Colella e via dicendo. E all'interno di questo festival che ricrea anche quella parte di ballo collegata a questi cantanti. Per dire, giovedì sera c'è stato il maestro Daniele Gombi, che ha insegnato la coreografia di Jade, la sua compagna, ok, fatta solo delle canzoni che verranno cantate questa sera. Perciò un po' era riuscire ad unire il mondo della line dance con il mondo del live, della musica suonata dal vivo, che non è una cosa... Non è facile, e diciamo che un po' d'inverno si presta anche questa atmosfera intima con la musica dal vivo, è una cosa molto coccola, qui al Country Road è sempre comunque un'atmosfera incredibile. Diciamo che qui si cerca di creare sempre quell'idea di... Grazie Sara, davvero splendida nella tua veste da intervistatrice. Ricordo a tutti di Sara una cosa molto importante: avete già sentito parlare dei suoi bellissimi capolavori che riguardano il mondo del country. Abbiamo già avuto l'opportunità di presentare due dei suoi romanzi ambientati nell'America di fine 800, che appunto riguardano la storia dei nativi americani, dell'integrazione, molto molto belli, quindi vi consiglio di leggere. C'è stata anche una promozione per acquistarli a prezzo ridotto se si acquistavano insieme. Bene, oggi Sara è qui con noi per presentarci un'altra grande cosa, sempre un'altra grande opera che ha fatto per noi. Quindi lascio la linea alla nostra magica russa, scrittrice e poetessa Sara Albanese, l'ottava freccia.
Un saluto a tutti e bentornati anche a questa puntata dell'Ottava Freccia. Oggi torniamo a parlare di un parallelo tra la musica e un qualcos'altro. Allora, abbiamo parlato qualche volta fa del parallelismo che c'è tra la musica, tra la danza e il cavallo, le andature, i conti nelle andature dei cavalli. Poi abbiamo parlato del parallelo che c'è tra musica e scrittura. Quando abbiamo parlato del mio primo romanzo Country, All'ombra della luna nuova, abbiamo detto che la musica e la scrittura non sono poi così tanto diverse tra loro, perché in fondo le parole sono un po' delle note che noi autori in qualche modo facciamo arrivare al lettore e che mirano a far vibrare quelle che sono le corde un po' della sua emotività e magari anche della sua mente. Oggi facciamo un passetto oltre. Cosa c'è di più simile alla musica e a un brano musicale e a una canzone della poesia? La poesia infatti non soltanto utilizza le parole naturalmente, anche con una grande attenzione, con una grande dignità e una grande importanza data alle parole, ma utilizza anche il ritmo tra la parola e il silenzio. È una cosa molto importante questa. A me piace sempre ricordare una citazione di una grandissima poetessa straordinaria che era Alda Merini, sicuramente tutti la conoscerete. Diceva: mi piacciono molto le persone che sanno scegliere con cura le parole da non dire. Quindi in qualche modo la poesia restituisce importanza non solo alla parola, ma restituisce importanza appunto anche alla pausa, al silenzio. E voi sapete benissimo che nelle canzoni è importante, e nella musica stessa, sono importanti le note, sono importanti le parole, ma sono anche importanti quei momenti di pausa che scandiscono quello che è il ritmo e che danno importanza anche a quello che viene detto. Oggi, soprattutto oggi, in questa nostra società che io tante volte anche in questa rubrica ho definito la società della bulimia della parola, no? In cui si parla in continuazione, si scrive in continuazione sui social, anche io che li uso tantissimo, e magari si dà anche poca importanza perché tanto quello che viene detto scorre, passa e va, non per niente in contrapposizione con questo trend, la mia pagina Facebook si chiama Scriptamanent, no? Viene da quel detto latino che è verba volant, le parole volano, Scriptamanent, ma le parole scritte restano. Quindi insomma un po' era la mia volontà era quella di far capire che tutto sommato la parola è ancora importante, quello che viene detto resta. E la poesia ci insegna molto, è una grande maestra in questo, perché ci insegna a scegliere le parole per creare in qualche maniera delle emozioni, per trasmettere dei messaggi che a volte forse dalla poesia potremmo non aspettarci. Perché sto parlando di poesia in una trasmissione sostanzialmente country? Ecco qua. Questa mia raccolta di poesie, che si chiama appunto Controversi, già il titolo insomma forse vi dice qualcosa, raccoglie appunto 43 brani poetici. È la mia prima silogia poetica, erano brani raccolti in altre antologie, tra cui l'antologia di Elio Pecora, dopo che avevano vinto, si erano piazzati in vari concorsi, e tra le tante tematiche di cui trattano anche di tematiche country. Ebbene sì, ma non è una cosa così strana, io scrivo canzoni country, tante persone anche qui in Italia, anche tra i nostri amici si sono cimentati nella scrittura di brani country. La poesia non è nient'altro che una canzone, soltanto che il ritmo e la musica la sceglie lei. E io ho suddiviso queste mie poesie in quattro categorie, che sono per appunto i quattro elementi fondamentali della natura. L'aria rappresenta appunto il pensiero, l'acqua scorre, quindi il viaggio che viene percorso, la terra quindi è la madre terra, tutto quello che ci lega a appunto la natura, che come dicevo le volte scorse è sempre protagonista in quello che scrivo, gli animali e via dicendo, e il fuoco che è quello che abbiamo dentro, quindi l'aspetto più psicologico, più emotivo. Per farvi capire cosa intendo dire vi leggo qualche verso di una poesia che si intitola Sensi. Vediamo se anche voi cogliete l'anima country. Ascolta. È lo spezzarsi soffuso dell'erba tra le labbra lente dei cavalli, nascosti nella notte del pascolo fragrante. Assapora, è la pioggia che si posa sulle labbra, lavando via la polvere e il sudore, in gocce di onesta pulizia. Tocca, è la pelle screpolata di corteccia, scolpita dai raggi del solstizio,
che mostra la sua solida certezza. Annusa. È l'odore delicato della notte, mischiato all'essenza della luna che intride la bambagia delle nubi. Osserva. Sono occhi silenziosi e trasparenti, dentro a rughe che sono solchi della vita, di demistificata grazia e dignità. Non parlare, non pensare. I sensi riflettono frammenti di racconti con trame così lunghe che a narrarle perderebbero il momento in cui la vita viene riflessa. Questa è una poesia che rispetto ad altre che ho scritto, che trattano magari, effettivamente, vi avevo anche letto in passato una poesia tratta proprio dal romanzo All'ombra della luna nuova, che parlava della cultura nativoamericana, dei bisonti, della vita, delle popolazioni native, cioè sono quelle che parlano di cavalli, di sellerie. Questa apparentemente è una poesia tutto sommato che ci parla di natura, che ci parla di percezione, eppure cosa c'è di più counter rispetto a quello che ho detto? Ora, la poesia, la cosa importante che noi ci ricordiamo è che la poesia è uno strumento di comunicazione incredibile, tagliente, duttile, moderno, può trattare qualsiasi argomento, dal dettaglio più piccolo che significa sempre più di se stesso, e la poesia ci insegna questo, che nel guardare il dettaglio più piccolo noi possiamo comprendere le verità più grandi. Ci può parlare di filosofia, ci può parlare di satira, può essere contro, può essere... Non ci parla soltanto di sole, cuore, amore, assolutamente. È uno strumento assolutamente potente la poesia. E moderno, questo racconto nel mio piccolo saggio iniziale, prima di raccogliere le mie poesie, è uno strumento assolutamente moderno, che è cresciuto con noi, uno strumento di comunicazione e che può raccontare anche emozioni molto naturali, molto pulite, come sono quelle del country, come quelle che noi troviamo appunto nelle canzoni, poi tutto sommato. E è così, evolve con noi come è evoluta con noi la musica. Noi non dobbiamo fermarci a pensare alla poesia che abbiamo studiato a scuola, magari anche con fatica, quant'altro. Pensate alla musica, se ci fermassimo e pensassimo che l'unica musica esistente al mondo sono i Carmina Burana, molto probabilmente ci perderemo tutto quella che è la storia della musica fino ad oggi, e pensate di cosa ci priveremo. Allo stesso modo anche la poesia è cambiata, è cresciuta, è maturata, è con grande attenzione, con grande rispetto al dato letterario che io insegno, ho studiato, ci ho dedicato la vita, quindi che amo alla follia, però in qualche modo si può uscire dalle accademie e portare poesie, portare pensieri come quelli che vi ho letto anche in eventi importanti, anche a vincere premi internazionali come il premio europeo Oscar Wilde, al giovane Odin in Campidoglio, al trofeo del premio Andronico. Non mi interessa adesso snocciolarvi qui assolutamente, ma questo è per dire che cosa? Che possiamo entrare nei più grandi templi anche a piedi scalzi, e questo è quello che amano le persone che amano il country, insieme naturalmente al fatto di poter passare e toccare argomenti che ci sono cari e farlo attraverso la musicalità delle parole. Però bisogna avere coraggio, per avvicinarsi alla poesia bisogna essere coraggiosi, perché la poesia tocca corde profonde, argomenti importanti, a volte anche molto tosti, e lo fa senza preavviso. Ti arriva dritta come un pugno in un famoso film western e magari non ti accorgi neanche che stava arrivando, quindi quando te ne accorgi l'hai già incassato in qualche modo. Quindi bisogna avere il coraggio di approcciarsi alla poesia, e io vi dico abbiate questo coraggio, perché molto probabilmente scoprirete delle cose che non sapevate di amare. E perché no? Anche qualcosa di country. E quindi io vi dico, leggete la poesia in generale, se posso permettervi un consiglio. Questo è il mio... nella mia raccolta, Controversi, naturalmente la trovate in anche questa come due romanzi country, All'ombra della luna nuova e Dove il fiume incontra la montagna, su Amazon. Le trovate chiaramente tramite me, la famosa pagina che nominavo, che è scriptamanent-saraalbanese, e poi trovate tutti i miei riferimenti chiaramente sul mio sito internet. Vi abbraccio, vi ringrazio per il vostro ascolto e alla prossima con l'ottava freccia. Bellissima anche questa rubrica di Sara oggi. Vedete, vi dicevo, una persona poliedrica di varie sfaccettature, passata da romanzi country a poesie in uno schiocco di dita. Davvero con la sua leggiadria, con la sua classe, con la sua eleganza riesce a scrivere di ogni cosa, dando emozioni e, diciamo, entrando anche in punta di piedi nei nostri cuori. Allora, proprio perché voglio che Sara sia conosciuta maggiormente in tutto quello che ha
ha e che fa, anche oggi vi voglio regalare questa splendida promozione. Se avete voglia, se siete interessati a questo bellissimo libro che è Controversi, questo libro di poesie che ha decantato un po' anche durante la sua rubrica Sara, se mi mandate un messaggino al numero che vedete in sovraimpressione in questo momento, mi raccomando SMS perché i WhatsApp non sono abilitati, oppure mi scrivete a info@passiesuoni.net, vi manderò un codice grazie al quale potrete ricevere il libro di Sara Controversi, che costa 9,50€, 9,80€, adesso non ricordo bene, a 8€ soltanto, comprese spese di spedizione. Quindi scrivetemi perché ho davvero piacere di farvi conoscere bene Sara. Peraltro ho un'altra notizia importante da darvi: tenetevi liberi la seconda domenica di maggio, perché Sara ha scritto un altro grande testo, importantissimo questo, non riguarda il mondo del country, ma riguarda un argomento davvero molto sensibile, molto difficile alle volte, ma Sara è riuscita, come sempre, con la sua grande maestria ed abilità, a parlare di questi argomenti così scottanti, così difficili, ma molto attuali, in un modo così elegante, sensibile, leggero, che comunque aprono l'animo di tutti. E quindi io vi invito per la presentazione del libro Alzate le dosi, l'ultimo capolavoro di Sara Albanese. La presentazione avverrà appunto la seconda domenica di maggio alla libreria Lovat a Villorba di Treviso. Vi aspettiamo tutti dalle ore 18, magari venite un po' prima perché i posti sono limitati, è una libreria grande, ma comunque abbiamo un tot di sedie libere. Non credo sia il caso di portare bimbi perché sono argomenti abbastanza forti, ma ripeto, saranno sviluppati con eleganza e con la simpatia che contraddistingue Sara Albanese. Quindi vi aspetto la seconda domenica di maggio alla Lovaz di Villorba di Treviso per questo grande nuovo capolavoro, la presentazione di questo grande nuovo capolavoro di Sara Albanese. Proseguiamo nel mondo del country. Abbiamo la nostra maestra Marilu Teseo, che ogni volta ci insegna un passo di line dance, e oggi ci insegna il pivot. Quindi a te la linea, Marilu, ascoltiamo attentamente perché dobbiamo essere bravissimi anche noi a salire presto in pista per ballare queste bellissime coreografie che i maestri ci mandano. Per tutti voi, Marilu Teseo, Italian Country Family, corso di line dance, pivot. Ciao, siamo ancora qua con Italian Country Family, sono Marilu. Oggi affrontiamo un nuovo passettino per la base delle line dance, che è il pivot. Il pivot è un passo che ci serve per girare di 360 gradi, ma non è un passo statico come lo step and turn che abbiamo già visto, ovvero il passo giro, perché qua andremo in avanti o indietro, dipende da come eseguiremo il passo, quindi ci andremo a spostare. Allora, se dobbiamo eseguire un pivot in avanti, partendo col piede destro, porto avanti il piede destro, ci porto il peso, mi giro facendo perno sul piede destro e porto indietro il sinistro, ci porto il peso e finisco nuovamente girandomi, tornando sulla mia linea di ballo, portando avanti il piede destro. Quindi ho fatto un giro completo di 360 gradi. Lo rivediamo un attimino brevemente. Attenzione, vi do anche i tempi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Lo guardiamo anche visto di spalle, ok? Mi posiziono un po' più indietro perché andrò ovviamente nella direzione opposta. Quindi parto col destro, apro, mi giro, riporto avanti il piede destro. Questo è un pivot. Possiamo anche eseguirlo partendo all'indietro, quindi in sostanza non cambia niente. Porto indietro il destro e comincio già a girarmi, come vedete. Faccio perno e mi giro e torno avanti col destro. Questo è il pivot. Ci vediamo al prossimo passo. Grazie Marilu, sei sempre molto esplicativa ed esaustiva. Adesso sta in noi mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Ringraziamo Marilu Teseo di Italian Country Family. E adesso dobbiamo mettere in pratica quello che ci ha insegnato. Allora io vi propongo Louisiana Man, una bellissima coreografia di un grande maestro che saluto, Stefano Civa. Un bacio anche a Chiara Sgavicchia, Sonny Valceno Country Dance. Questa è Louisiana Man, è una coreografia realizzata per Enerjoy, il ballo che unisce, quindi ve la dedico con tutto il cuore, Louisiana Man.
called the little boy Ned. Raised him on the banks of a riverbed. A houseboat tied to a big tall tree. A home for my papa and my mama and me. The clock strikes three, papa jumps to his feet. Already mama's cooking something to eat. At half past three, he's ready to go. Jumps into his peewee, headed down the bayou. He's got fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch some big fish for us to eat. Setting traps in the swamps, catching everything he can. Gotta make a living, he's a Louisiana man. He's gotta make a living, he's a Louisiana man. Rita and my daddy Jack, little baby brother on the floor, that's Mac. Rita and Liz on the family twins. Big brother Ed's gone fishing again. Oh, the river floats Papa's great big boat. That's how my daddy gets into town. It takes every bit of the night and day to even reach a place where people stay. Got fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch some big fish for us to eat. Setting traps in the swamps, catching everything he can. Gotta make a living, he's a Louisiana man. He's gotta make a living, he's a Louisiana man. Can hardly wait till tomorrow comes around. That's the day that Papa takes us into town. Papa promised me that I could go. He even let me see a cowboy show. I saw the show for the first time then. I told Papa gotta go back again. Papa said, son, we got lives to run. We'll come back again when the work is all done. He's got fishing lines strung across the Louisiana River. Gotta catch a big fish for us to eat. Setting traps in the swamps, catching everything he can. Gotta make a living, he's a Louisiana man. Gotta make a living, he's a Louisiana man. Grazie a Stefano Civa, Chiara Sgavicchi, a tutti i ragazzi dei Valceno Country Dance. Questa era Louisiana Man, davvero molto carina come coreografia. Io al punto di apprendimento che sono della line dance sono un po' ancora indietro, quindi questa forse farò leggermente fatica a ballarla, però giuro che ce la metto tutta, come dico tutte le puntate, e cercherò di impararla il prima possibile. Grazie Steve di essere sempre con noi. Benissimo. È stato bellissimo essere con voi, dico così perché purtroppo siamo giunti a fine puntata. Il tempo vola davvero quando si sta bene, si sta in compagnia di ottimi amici. Allora io vi rinnovo l'invito a trovarci la settimana prossima, il mercoledì dalle ore 18 sulla mia pagina Facebook Passi a Suoni Playa Latina Country Live Web TV per assistere in diretta alla nuova puntata, per poter colloquiare insieme. E poi vi aspetto comunque anche su questa bellissima emittente che ci trasmette per una nuova puntata appunto di Country Live in TV. Io vi ricordo che se volete rivedere le puntate già trasmesse, andate in onda, potete avere due possibilità: o il nostro sito ufficiale della Web TV, che è www.countrylive-webtv.net, e lì trovate tutte le interviste, proprio un archivio storico di tutti gli eventi, le scuole di ballo, le coreografie, tutte le cose che ho registrato in questi ultimi anni, e trovate anche le puntate andate in onda ovviamente sulla pagina Facebook, e le puntate andate in onda su questa emittente. Ve le potete guardare tutte piacevolmente seduti sul divano di casa vostra, o se no l'altra opportunità è il nostro canale ufficiale YouTube, si chiama sempre Passi e Suoni Playa Latina Country Live Web TV. Vi invito ad iscrivervi, è gratuito,
e sarete sempre aggiornati in tempo reale ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo videoclip, quindi non vi scapperà nulla del nostro mondo country live. Io vi ringrazio di essere stati con noi anche in questo appuntamento, vi auguro una settimana all'insegna del ballo e della musica, vi aspetto mercoledì prossimo per la puntata in diretta, ricordandovi che per me la musica è vita ed il ballo nella sua più grande espressione. Al prossimo appuntamento, un bacio, ciao! You set the valleys up.